Compie 119 anni la Fiera Equestre in arrivo a Verona da giovedì 26 a domenica 29 ottobre prossimi. Sul campo di Fiera Cavalli scenderanno 3.000 cavalli di 60 razze e 750 aziende provenienti da 25 nazioni diverse. Le aspettative sono già alte. In fiera si attendono circa 160.000 visitatori in 4 giorni di manifestazione. Molte le novità, ma anche i ritorni come l'horseball, il cocktail che mescola basket e rugby a cavallo, in scena dopo 20 anni di assenza. Beh, tantissime novità, in particolare direi l'ampliamento della gamma delle gare sportive che guardano a un pubblico più giovane, quindi ai new enter dentro le classifiche internazionali e nazionali, con concorsi che sono dedicati a loro, quindi non solo quindi la tappa della Coppa del Mondo, ma anche tante gare dedicate ai più giovani. Direi anche grande attenzione alla dimensione dell'equiturismo che sta diventando forse una delle chiavi più interessanti di sviluppo di questo settore anche nel nostro paese, con un fatturato che mi pare giri intorno a 1 miliardo nell'ultimo anno. Tra gli eventi fuori fiera, l'inaugurazione di un'ippovia cittadina che coinvolgerà il centro scaligero veronese nella mattinata di sabato. Una fiera cavalli che si apre alla città, nel senso che la città ne è protagonista durante tutti i giorni con tanti eventi.